tra i quali Tronchetti Provera, Cipriani e via dicendo, hanno affermato con certezza che l'Inter attraverso Nucini aveva avuto dei sospetti. Ricordiamo, Nucini era un ex arbitro che arbitrava la CAN, che poi è venuto a Napoli, e io sinceramente mi sarei vergognato al suo posto di sedermi su quel banco per dire quello che ho sentito dire. Purtroppo, secondo me, anche lì hanno responsabilità i magistrati. Però, chiusa questa parentesi, quindi che succede? Tutti hanno detto che questo dossier, che per quanto riguardava la mia persona e la mia famiglia soprattutto, era stato un dossier commissionato dall'Inter nella persona di Moratti e Facchetti, un giorno che si recarono alla Saras su segnalazione di Tronchetti Provera, un incontro che fu fatto alla Saras tra Moratti e Facchetti con Giuliano Tavaroli, che era il capo da seguito di Telecom Pirelli al tempo, su incontro organizzato da Tronchetti Provera. Per cui lì parte tutto quanto lo scenario, ma soprattutto lì parte Calciopoli, perché Calciopoli parte lì, parte da tutta questa situazione dove Moratti va a finire alla Procura della Repubblica di Milano col PM Bocassini, Nucini viene sentito, stranamente sembra che la dottoressa Bocassini, illustre magistrato della Repubblica Italiana, abbia fatto una chiacchierata con Nucini così informale. Abbiamo chiesto quei documenti, non ci sono mai stati dati, non so se mai ci saranno dati, però lì già c'è il primo punto oscuro. Da lì si sposta su Torino, viene indagato, Torino archivia perché manca il segmento arbitrale, lo snodo è a Torino. Torino, quando indaga sul settore arbitrale utilizzando Vienzecci, colonnello Auricchio. Allora, quindi Guariniello e altri magistrati di Torino scendevano a Roma per interrogare delle persone che sarebbero dovute essere informate dei fatti. Che succede? Succede che lo snodo avviene lì, perché nel frattempo Torino archivia perché manca il segmento arbitrale. Conosciamo tutti il periodo di archiviazione di Torino. Certo. Nello stesso momento escono fuori intercettazioni su Palanca e Gabriele. Palanca e Gabriele sono legate a me, viene creata la combriccola romana e lì si crea il segmento arbitrale. Purtroppo poi per Auricchio e per Narducci e Beatrice le indagini conducono in altro termine. Però ecco, tornando a Milano, Milano è proprio lo snodo centrale, viene appurato che l'Inter commissiona questo dossier su di me. Io non avevo nulla a che fare con l'Inter, non ero un dipendente dell'Inter, non ero un calciatore dell'Inter, non ero al soldo dell'Inter come non sono stato mai al soldo di nessuno, per cui l'Inter deve rispondere di questa situazione. Giusto. Noi abbiamo chiesto al tempo, abbiamo aspettato la sentenza della Panasiti, dove la Panasiti ha riconosciuto che Moratti è legato a Telecom Pirelli perché Tronchetti Provera, e quindi ha delle azioni dentro l'Inter, per cui c'è un legame. Non dimentichiamoci pure che addirittura nella causa Vieri, addirittura la Telecom citata in giudizio da Vieri chiama in causa l'Inter. Soprattutto i testimoni dicono che la fattura per quanto riguarda il mio dossier viene pagata da Pirelli per non far risalire all'Inter. Quindi abbiamo un quadro molto chiaro. A quel punto, vista la situazione, i miei avvocati Lucarelli e Gallinelli, perché nel civile mi segue anche l'avvocato Federico Lucarelli di Roma, decidono di citare direttamente in giudizio chi ha commissionato il dossier, perché con fonti di prove chiare, certe, con testimonianze certe, e quindi certo. L'Inter è Massimo Moratti, certo. E quindi siamo andati direttamente al mittente, non abbiamo girato intorno a nulla. Massimo, l'ultima domanda da parte di Franco Leonetti, e poi ti ringrazio perché sei sempre molto molto gentile con me. Allora prego Franco. Signor De Santis, buonasera. Buonasera. Le chiedo questo: traendo spunto dall'ultima intercettazione Bergamo-Rodomonti, dove l'ex designatore dà, diciamo, delle indicazioni al suo arbitro, ecco, io sono qui a porle questo quesito: lei all'epoca da un suo designatore ha mai ricevuto indicazioni? Ma guardi, la cosa anomala è, punto primo, io sono stato, a differenza di Rodomonti, Collina, Rosetti, Trefoloni e tutti gli altri nomi, Bertini, anche quelli, sono stato l'unico arbitro sottoposto all'intercettazione telefonica, per cui a differenza di questi arbitri che sono stati
soltanto occasionalmente intercettati indirettamente, perché venivano intercettati solo quando avveniva la conversazione tra i numeri intercettati e loro. Io sono stato intercettato per tutto l'anno, quindi sono stato sottoposto, per anni abbiamo visto a dossier Pirelli, sono stato sottoposto per un anno a intercettazione telefonica da parte della Procura della Repubblica di Napoli, non è mai emerso una telefonata dove un dirigente mi dà delle indicazioni. Si è voluta utilizzare la fantomatica telefonata di Bergamo prima di Lecce Parma, però se la vado io oggi a confrontare con quella di Toto Monti, ma con tante altre, non c'è paragone, non può reggere, non regge proprio, perché il fatto di dire mi raccomando usa la testa, che non va con dopo che si è parlato che la giornata era calda, la partita era importante, usa la testa, ma la testa l'arbitro la deve usare, perché se l'arbitro usa la testa usa solo le gambe, penso che fa solo casini in campo, che sono quelli che stiamo, a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Certo. Però premesso questo, non c'è mai una telefonata con questo, ma non c'è mai una telefonata con Luciano Moggi. Cioè io sono stato accusato di tutta questa, sta montata tutta questa situazione con me, ma oggi alla luce dei fatti non è uscita mai un'intercettazione con Luciano Moggi, quindi mai un'intercettazione di un disegnatore che mi dà un'indicazione su come arbitrare una partita e mai un'intercettazione con Luciano Moggi. Cioè qualcosa, e quando soprattutto mi preme ricordarlo, io dicevo che Facchetti mi telefonava e mi sono beccato anche una querela, oggi è appurato che purtroppo se i magistrati e se i carabinieri di Vensecce avessero fatto il loro dovere, io non avrei, si sarebbe riscontrato immediatamente che io dicevo la verità quando dicevo Facchetti mi telefonava. Bene. E poi vi apro un appunto, ultimamente sui vari siti è comparso qualcuno dell'Inter che non documentato, quindi ignorante per quanto riguarda i fatti di Napoli, insiste a dire che Narducci ha sbugiardato il mio avvocato Paolo Gallinelli per quanto riguarda le SIM svizzere. È tutta falsità. Non è vero, perché no. Forse non primo è vero. Punto primo è stato sbugiardato Narducci, tant'è vero che Narducci mi ha tolto nella richiesta di pena per quanto riguarda la mia persona il fatto di essere promotore dell'associazione, quindi importantissimo, perché tutto si leggeva su di me, sulla la combriccola, cioè ricordiamo tutte le informative, i giornali del 2006. Seconda cosa, mi ha tolto l'unica partita che io avevo come capo di imputazione riferito alla scheda svizzera. Ma oltretutto noi ce l'eravamo tenuti per noi, abbiamo aspettato proprio la discussione di Gallinelli, il fatto che Narducci disse una frase, perché poi la difesa va fatta su quello che dice l'accusa, Narducci disse che non esisteva mai in tutta l'indagine sulle SIM svizzere che quando un arbitro di quelli ritenuti possessori delle SIM svizzere era all'estero, queste SIM facevano traffico. Certo. Noi abbiamo portato non solo la documentazione della cella, ma ha portato l'intercettazione fatta da loro, dove io attraverso il telefono di Bergamo, dal raduno in Germania per quanto riguarda la FIFA, parliamo con Peretto, perché Bergamo prima parla con Peretto e poi passa al telefono me, Rosetti e Busacca, arbitro svizzero, e si dice che eravamo a Francoforte. Io ho depositato il biglietto aereo di Francoforte, la lista del raduno, ma soprattutto c'è l'intercettazione telefonica evidente che noi eravamo a Francoforte. Nello stesso momento ho depositato il tabulato che aveva fatto il labile di Laroni, dove la SIM che veniva attribuita a me in quello breve periodo, gennaio-marzo, aveva agganciato a celle a Roma, quindi penso che più di questo non ce n'è. Fermo restando che poi il famoso attestato che io ho depositato per quanto riguardava il corso che stavo facendo, che poi ecco, fino a prova di falso, anche se gli illustri avvocati lo sanno, è un attestato del Ministero di Grazia e Giustizia è da ritenere valido e veritiero.